Devote? Chaturvarnam, le quattro divisioni della società umana. Maya, da me. Shristam, create. Guna, di qualità. Karma, e attività. Vibhagashah. Secondo le suddivisioni, tassia di ciò, kartaram, il padre, api, sebbene, mam, me, vidi, sappi, akartaram, come colui che non agisce, avyayam, essendo immutabile. Traduzione: io ho creato le quattro divisioni della società umana sulla base delle tre influenze della natura materiale e delle attività ad esse collegate. Sappi però che sebbene io sia il creatore di questo sistema, non agisco all'interno di esso, perché sono immutabile. Traduzione di nuovo. Io ho creato le quattro divisioni della società umana sulla base delle tre influenze della natura materiale e delle attività ad esse collegate. Sappi però che sebbene io sia il creatore di questo sistema, non agisco all'interno di esso perché sono immutabile. Spiegazione da Srila Prabhupada. Il Signore è il creatore di tutto ciò che esiste. Tutto nasce da Lui, tutto è mantenuto da Lui e dopo l'annientamento dei mondi tutto riposa in Lui. Fu lui dunque a creare le quattro divisioni sociali, i Brahmana, i più intelligenti, che sono sotto l'influenza della virtù, gli Kshatriya, responsabili di amministrare l'ordine sociale e situati sotto l'influenza della passione, i Vaishya, incaricati del commercio e situati sotto l'influsso della passione e dell'ignoranza, i Sudra, i lavoratori, che vivono sotto l'influsso dell'ignoranza. Pur essendo il creatore di queste quattro divisioni sociali, Sri Krishna non appartiene a nessuna di esse perché non è mai condizionato dalla materia. Soltanto una piccola frazione degli esseri condizionati costituisce la specie umana e niente distinguerebbe la società umana da quella animale se non esistesse l'organizzazione delle quattro divisioni sociali istituita dal Signore per agevolare il graduale sviluppo della coscienza di Krishna. Secondo l'influenza materiale a cui siamo soggetti, ognuno di noi è portato verso un'attività particolare. Il 18° capitolo tratterà più ampiamente delle influenze della natura materiale sulla vita dell'uomo. Tuttavia, la persona cosciente di Krishna trascende, come il Signore, tutte le divisioni della società, specie, razza e famiglia.
Infatti il devoto è superiore perfino al Brahmana. È dovere del Brahmana conoscere la verità assoluta, ma per lo più il Brahmana la realizza nel suo aspetto impersonale, quello del Brahman. Mentre il Vaishnava, la persona cosciente di Krishna, supera questa conoscenza incompleta e giunge a conoscere Sri Krishna, Dio, la persona suprema, con tutte le sue emanazioni plenarie, come Rama, Nrisimha e Varaha. Io ho creato le quattro divisioni della società umana sulla base delle tre influenze della natura materiale e delle attività ad esse collegate. Sappi però che sebbene io sia il creatore di questo sistema, non agisco all'interno di esso, perché sono immutabile. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yat kripat maham bande shigurum dinatarinam pramananda madhavam sicheitanna mishwaram. Hare Krishna. Allora, qui Sri Krishna informa Arjuna che le divisioni naturali della società umana sono state create da lui. Queste divisioni sono naturali, non sono il frutto di una manovra politica da parte di qualcuno o piuttosto di qualcun altro. Sono divisioni naturali. Ciò sta a significare che la razza umana ha quattro tipi di tendenze, fondamentalmente. Noi viviamo in un'età, in un'era, in cui queste tendenze sono meno prominenti. Perché? Perché in quest'era, questa si chiama l'era di Kali, in quest'era la razza umana si è degradata, è degenerata a uno stadio quasi animale di vita. Per cui queste quattro tendenze naturali dell'uomo sono meno prominenti. Tuttavia, pur tuttavia, esistono. Ci sono persone che hanno una tendenza verso lo studio, l'approfondimento della conoscenza, sono intellettuali, hanno una tendenza intellettuale. Ci sono persone che hanno la tendenza alla gestione, al controllo, all'organizzazione, che hanno coraggio e hanno, diciamo, sono molto attive, molto inclini all'attività. Ci sono persone che hanno la tendenza alla produzione, a produrre beni, a sfruttare le risorse della natura, a gestirle, che hanno la tendenza anche a creare ricchezza, a creare bene. E ci sono persone che hanno la tendenza pure semplice a fare un'attività, svolgere un'attività senza avere troppi problemi, senza cercando soltanto una collocazione nella società semplice, in virtù della quale collocazione possano semplicemente avere qualcosa che dà loro modo di vivere svolgendo un'attività programmata, molto semplice. Queste quattro tendenze esistono. Ci sono state varie ideologie che hanno tentato di azzerare o appianare queste differenze, queste differenti tendenze della razza umana. Per esempio, quando Prabhupada visitò la Russia nel 71, c'era il regime comunista che era molto stabilito e non sembrava ci fosse all'orizzonte l'eventualità o la possibilità che esso potesse decadere. Prabhupada andò e parlò con un professore e il professore diceva: no, qui si tratta soltanto di educazione, come le persone vengono educate, poi, cioè praticamente diceva questo professore che sono tutti uguali le persone e in qualche modo dipende da come
vengono instradate e poi manifestano una particolare inclinazione piuttosto che un'altra. Prabhupada rispose: no, non è vero, anche voi avete gli intellettuali, anche voi avete gente che cerca di produrre, poi li inquadrate nello Stato, perché lì non c'era produzione privata, non c'era la proprietà privata, era tutto ingabbiato dentro una struttura monolitica che era lo Stato. Però anche voi avete bisogno, producevano le macchine, le ZAZ, non so, non mi ricordo come si chiamavano, queste macchine, anche loro dovevano avere qualcuno che aveva l'intelligenza su come produrle, su come distribuirle, come venderle, infatti cercavano di venderle anche in Occidente, con poco successo. Allora, anche voi avete queste divisioni, è naturale, non potete sopprimerle. Perché? Perché queste divisioni esistono in virtù di un'impostazione che Dio ha dato alla razza umana. Allora, non è che questa impostazione, Krishna è l'origine di ogni cosa, di tutti i mondi, Ham, Sarvasya, Prabhavo, Matasa, tutto proviene da lui, per cui anche questo proviene da lui. Ma malgrado ciò provenga da lui, questa divisione della società umana, non è che lui imponga una particolare inclinazione o una particolare capacità o struttura psicofisica su un'anima piuttosto che un'altra. Le anime sono tutte uguali, le anime sono tutte parti di Krishna, ma in accordo alla loro attività, in accordo ai loro desideri, in accordo al loro karma alla fine. Acquisiscono un corpo che può essere un corpo che ha una tendenza più alla virtù, per cui allo studio, all'elevazione intellettuale, eccetera, un corpo più tendente alla passione, per cui ai desideri intensi, all'organizzazione, al controllo, a tutte queste cose qui, comando, quello che vogliamo. Coraggio, lotta, oppure ha una passione ignoranza miste, Vaisha, al produrre ricchezza e cercare di organizzarsela, cercare di sfruttare e creare una situazione buona, o ignoranza, e semplicemente trovare un percorso da compiere nella vita che permetta di andare avanti, senza problematiche di natura intellettuale o di controllo creazione di risorse, niente del genere. Questo avviene per karma. Una persona nasce in un particolare, con una particolare inclinazione in virtù di ciò che ha compiuto nelle vite precedenti. E questo spiega perché Krishna dica Avyayam, io sono immutabile, inesauribile, io non ho niente a che fare con questa tassa, io non ho niente a che fare con questo sistema, l'ho creato, ma non ho niente a che fare. Non è che per mia volizione erraticamente dico questo lo faccio nascere come una persona intelligente, un brahmana, questo lo faccio nascere come uno kshatriya, o questo lo faccio nascere come un vaisha. Questo Krishna non ha... non interviene in questo senso, né interviene nel dare i frutti dell'azione che queste persone compiono. Lui non guida, non è la causa del karma di queste persone, delle anime. Lui dà la facilitazione, lui provvede la struttura, il meccanismo. Questo è un meccanismo karmico. Karma vuol dire attività. Tu compi attività, e sulla base delle attività che tu compri, poi nasci con una particolare configurazione karmica, una mistura di virtù, passione e ignoranza. Perché sono tutte e tre presenti in ogni essere. Sono tutte e tre presenti. Anche nel Brahmana c'è un po' di ignoranza, anche nello Kshatriya c'è un po' di ignoranza, anche nel Brahmana c'è un po' di passione. Ma diciamo che la mistura diventa prevalentemente virtuosa in un brahmana, è una persona spiccatamente virtuosa,
uno kshatriya è spiccatamente passionale, un vaishya lo si vede, oscilla tra passione e ignoranza, e uno shudra è spiccatamente ignorante, ignorante per certe cose. Allora, comunque, giusto per sgombrare il campo, in queste radicali di Shastra dicono Kalu Sudra Sambhava, nasciamo tutti Sudra, per cui non c'è problema, non abbiamo di che preoccuparci, siamo tutti nella stessa barca. Però non è Krishna a determinare o a volere che uno entri in una situazione piuttosto che in un altro, in un corpo piuttosto che un altro. È la nostra attività che lo determina, i nostri desideri. Questo cosa sta a significare? Che in una vita, che uno sia nato Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Sudra, o che sia nato con particolari inclinazioni, di un certo tipo piuttosto che un altro, dipende da cosa ci fa con queste inclinazioni, con queste capacità, anche con queste qualità che pertengono a quel particolare tipo di nascita. Le può usare bene, le può usare male. Uno può nascere un intellettuale, una persona che ha tendenza allo studio della fisica, e creare armi di distruzione di massa con la sua intelligenza. O mine anti-uomo, molto sofisticate. C'è qualcuno intelligente, decisamente più intelligente di me dal punto di vista della fisica, dell'ingegneria, che ha creato, mi ricordo adesso, non so se sono fuori legge, ma 30 anni fa, creava dei giocattoli che erano delle bombe e li paracadutavano. Qualcuno ha avuto l'intelligenza, perché è intelligente, per creare una cosa del genere, così che quando le pigliavano in mano saltavano per aria. Allora, questa persona ha avuto un dono di intelligenza, l'ha usato talmente male che nelle vite future, a parte che probabilmente non rinasce neanche nella specie umana, ma se dovesse rinascerebbe nella più nera ignoranza, in una condizione veramente terribile. Perché questo? Perché era una persona che aveva delle qualità o delle facoltà intellettuali, ma le ha usate male. Le ha usate per ledere se stesso e gli altri. Beh, più gli altri che se stesso. Così vale anche una persona, per esempio, una persona che nasce sotto l'influenza della passione, ma spiccatamente qualità passionali. Può usarle bene, può usarle male anche lui, se le usa male, e la sua tendenza Ishvara Bhava, tendenza al comando, la usa per creare, che ne so, fare il Mussolini, o l'Hitler, o il Chavez, o Castro, o quello che sia, va bene, queste persone hanno sicuramente una Ishvara Bhava, una capacità, una qualità di comando e di organizzazione, perché uno organizzi una rivoluzione, sempre organizzazione è. Usando male questa nascita, rinasceranno come? Chissà come, dove? E questo vale anche per un Vaishya. Uno può sfruttare le risorse della natura, può sfruttarle bene o le può sfruttare male. C'è gente che per fare denaro, per accumulare denaro, non guarda in faccia a nessuno. Al di là del discorso ecologico, che può essere un discorso egoistico da parte dell'umanità, sfruttiamo le risorse bene così ci durano di più e ce la godiamo, infischiandocene di Dio, anche un ecologista può essere un disgraziato, è un prepotente, solo un prepotente un po' più intelligente di un altro. Ma al di là di questo, una persona, un Vaishya, che può sfruttare le risorse della materia, può creare cereali, situazioni, latte, derivati, si possono fare tante cose con le risorse della natura. Ma se le usa male e invece pensa solo a accumulare denaro, non gli interesserà niente. Farà di tutto per arricchirsi, anche alle spalle di altre persone, creando malattie, creando difficoltà all'umanità. Questa persona dove andrà? È un po' più intelligente di altri, ma rovina la vita delle altrui persone. E anche una persona che è un sudra, può essere una persona con una mentalità molto semplice, può usare questa sua semplicità per vivere una vita umile ma appropriata, oppure può degradarsi.
vado avanti con la mia vita e sto tutto il giorno davanti alla televisione, o bevo, o fumo, o mi non mi interessa. Distruggo questo corpo e tanto vado avanti con il mio lavoro, con la mia attività, incastonato in questo che è il puzzle della società umana. Basta, finisco così. Anche quello è un uso sbagliato. Mentre ci può essere un uso appropriato, un brahmana può essere una persona intellettualmente dotata, può essere incline, e dovrebbe essere incline, a pensare come risolvo, come aiuto a risolvere i problemi della sofferenza, della nascita, della vecchiaia, perché nasco, perché muoio, perché la gente nasce e muore intorno a me, cosa significa fare qualcosa in questo mondo, che senso ha lasciare un segno in questa società, in questo mondo, se poi tutto viene lavato via dal tempo come castelli di sabbia sulla riva del mare? Che senso ha? Uno deve porsi quesiti, come si dice, escatologici, profondi, se ha un'intelligenza che gli permette di farlo, e deve anche aiutare gli altri a cercare di capire in questi termini. Uno kshatriya, una persona che ha l'inclinazione alla passione, deve cercare di organizzare la vita propria, la vita altrui, in modo tale che le persone non gettino il tempo in cose inutili, che non vadano a lottare tra di loro, che non vadano a diatribare, a rovinarsi la vita con attività inutili e deleterie. Un vero governante dovrebbe preoccuparsi della salute spirituale, nonché psicofisica, delle persone. Dove vanno? Che cosa succede a questi esseri viventi? Che fine, cosa faranno al momento della morte? Dove andranno? Questa dovrebbe essere la sua preoccupazione. No, se mi danno i voti, se riesco a tenere la scrana, come si dice, la sedia. Non dovrebbe pensare in questi termini qui. Dovrebbe pensare in termini di aiuto, di reale sensibilità e compassione verso gli altri. E un'altra persona, una che ha tendenza da Vaishya o da uomo d'affari, se vogliamo, dovrebbe cercare di sfruttare le risorse naturali non per accumulare, che quando accumuli cosa fai? Si dice che tutto il denaro accumulato è il pedaggio per passare il fiume della morte, capito? Per andare all'inferno, cioè... No, ma come creare la possibilità anche per altre persone che hanno meno capacità di avere una vita dignitosa, di vivere una vita umana che permetta loro di non preoccuparsi troppo del dover mangiare, o dove dormo, cosa mangio, cioè, capito? Ma cercare di aiutarli. E una persona che ha una mentalità più semplice dovrebbe servire e aiutare coloro i quali si preoccupano di lui, coloro i quali, quelle, diciamo, sezioni più elevate della società, che, sensibili nei suoi confronti, cercano di aiutarlo ad elevarsi spiritualmente. Questa era la società vedica. La società vedica era questa: un brahmana si preoccupava della vita spirituale di tutti gli altri. Uno kshatriya organizzava la società in modo che questa spinta spirituale, questo traguardo spirituale della società, potesse rimanere di fronte a tutti, prominente nella vita di tutti. Un Vaishya organizzava le risorse perché la società andasse avanti e tutti potessero avere il traguardo spirituale della vita prominente di fronte ai propri occhi. E le altre persone aiutavano, si davano da fare, senza invidia, senza livore. Questo facevano. E la società funzionava bene, perché... Antad Vishnu Paramam Padam Daivape, perché il fine era Vishnu. Gatim, il vero traguardo, era tornare al mondo spirituale, tornare da Dio, non rimanere qui in questo meccanismo perverso che in una vita nasco Brahmana, in una vita nasco Vaishya, in una vita nasco Sudra, in una vita nasco animale, in una vita nasco Deva, in una vita nasco insetto, cioè posso nascere in qualsiasi situazione. Perché rimanere in questa condizione pericolosa e di estrema precarietà, oltre che impermanente,
Questo era la società. E questo differenziava la società umana da quella degli animali. Gli animali non si preoccupano di che nascita prenderò. L'animale non si preoccupa, non pensa quale sarà la mia prossima nascita, dove andrò quando questo corpo morirà. Non ci pensa, non ha questo tipo di ampiezza intellettuale per poter valutare questa prospettiva. Non si pone il problema, non ce la fa a porselo. L'umano sì, e l'umano organizzato così come era, nel modo in cui Krishna ha organizzato le cose, progrediva gradualmente nello sviluppo della propria coscienza. Cioè una persona poteva nascere anche come un sudra in una situazione, ma doveva lasciare il corpo con una coscienza migliorata, perché gli altri l'avrebbero aiutato, perché lui per buona volontà si dava da fare, qualunque fosse stato il suo punto di partenza. Poiché la società era organizzata in questo modo, progrediva nella consapevolezza, per cui non prendeva un corpo peggiore, prendeva un corpo migliore. È un progresso graduale quello del Varnashram, è un progresso graduale. Ma progresso c'era nella coscienza di Krishna, Varnashrama Vibhagasa. Comunque, il punto è che questo progresso arrivava fino a un certo punto, però, come Prabhupada menziona. Anche nella società vedica, di cui adesso ci sono solo le vestigia, noi non possiamo vivere questa divisione, perché come ho detto all'inizio, chi nasce Brahmana? Quelli che hanno un po' più di cervello lo usano male, generalmente, e poi Kalosudra Sambhava, la situazione è molto difficile. Kshatriya, Prabhupada una volta, quando gli hanno chiesto, ma c'è qualche Kshatriya? Ha detto, l'ultimo c'è stato nella guerra indo-pakistana, ha detto c'è stata una guerra nel 71 tra India e Pakistan. Questo qui era talmente coraggioso, aveva un piccolo aereo, un Cessna, andava da solo, tutto armato fino ai denti, andava con l'aereo nelle linee nemiche, si paracadutava, atterrava giù e ammazzava un sacco di gente. Questo era uno proprio, cioè era un re, insomma era di famiglia reale. Tutto quello era l'ultimo, Prabhupada ha detto. Cioè, per cui non ci sono questo tipo di persone che abbiano coraggio, governo. Qui adesso le guerre le fanno spingendo un bottone chiusi dentro un bunker, dentro una stanza, cioè i governanti, non sono quelli che hanno il coraggio almeno, poi le guerre sono tutte stupide quelle che fanno adesso, ma sono per il bianco piuttosto che il nero, piuttosto che il rosso, sembra di giocare alla roulette. Cioè, ma non hanno neanche il coraggio di andarle a combattere. Poi questi tipi di persone non ci sono, come anche Vaisha, sì, c'è qualcuno con un po' di senso degli affari, usa malissimo. Allora, questa situazione è una situazione comunque inattuabile praticamente al giorno d'oggi, ma anche durante l'era vedica in cui c'era il Chaturvarnyam, c'era il Varnashram, anche lì il progresso arrivava fino a un certo punto, cioè uno progrediva, arrivava a nascere anche Brahmana dopo una serie di vite, riusciva vita dopo vita ad arrivare a un punto in cui nasceva anche come Brahmana, ma generalmente non riusciva a trascendere la concezione impersonale dello spirito, non riusciva, perché per conoscere la natura personale dello spirito, l'aspetto di Bhagavan, per conoscere Krishna, Krishna deve essere consenziente. Non è una questione meccanica, faccio i miei doveri bene, mi comporto bene, e Krishna, Hare Krishna. E Krishna è forzato a rivelarsi a me. Non è mica un principio, Krishna è una persona. Puoi forzare, tra virgolette, anche quello, ma potresti teoricamente arrivare a conoscere l'aspetto impersonale della verità con i tuoi sforzi meccanici, no? Di elevazione meccanica, con lo yoga, con il dhyana, le forme. Poi
ma convincere Dio, la persona suprema, Dio, lui, la persona, a rivelarsi a te con un processo meccanico, quello non puoi farlo. Deve essere consenziente, deve essere disponibile a rivelarsi. Per cui il Brahmana, anche un Brahmana molto elevato, non era considerato elevato quanto un Vaishnava. Skiba vipra kibanyasi sudra kenenaya e Krishna tattva vitta sei guruhaya. Non importa se uno sia uno nell'ordine rinunciato, sia un sudra, che è quello che abbiamo detto è la parte più bassa della società. Se conosce la scienza di Krishna, è un maestro spirituale addirittura. Questo perché? Perché un Brahmana anche molto dotto e intellettualmente portato, con un bagaglio nozionistico immenso, se non ha ottenuto il favore di Krishna, se Krishna non si è rivelato a lui, se Dio, persona, non si è rivelato a lui, lui non potrà conoscerlo. Mentre una persona umile, che però ha ottenuto il favore di Krishna, perché della sua inclinazione. Ci sono anche brahmana umili, non è che tutti i brahmana sono presuntuosi e tutti i sudra sono umili, sono sudra umili e sudra mascalzoni, ci sono brahmana umili e brahmana mascalzoni, ci sono di tutti i tipi, ma il punto è che si vuole evidenziare che se anche uno ha una nascita bassa, inferiore, ma è incline sinceramente ad amare Krishna, Krishna può rivelarsi a lui e fargli capire più di quello che un brahmana può capire. Per questo è più elevato il Vaishnava. C'è una storia che è narrata da Srila Prabhupada, che concerne Narada Muni. Narada Muni, un grande saggio, Devarshi Narada, andava spesso a vedere Narayana in Vaikunta, nel cielo spirituale, Vishnu. E girava per la terra con il suo vina, lui viaggia sulle note di questo strumento incontra una volta un brahmana che è ligio ai suoi doveri di brahmana, molto dotto, molto pulito, e gli chiede, tu andrai a vedere Vishnu Narayana? Sì. Chiedigli per favore quando io smetterò di nascere e morire. Quando ci sarà la mia ultima nascita e potrò tornare da lui nel mondo spirituale. Bene, e Narada dice, glielo chiederò. E poi passa, c'è un ciabattino, una persona sudra, persona umile, calzolaio, e che sta aggiustando e dice, oh, per favore, salutami il Signore Narayana, se vorrà, quando vorrà portarmi lui, eccetera. Va bene, Narada Muni va, trascende, lui può passare dal mondo materiale al mondo spirituale sulle note di questo vina, questo strumento spirituale che ha, e raggiunge Narayana in Vaikunta e parla con lui e poi gli parla di queste due persone, ha incontrato queste due persone. Quando torneranno a te? E lui dice, il ciabattino molto presto, ha detto, alla fine di questa vita torna a me. Il Brahmana ha detto, ci vorranno molte, molte, molte vite. Narada Muni è sorpreso, dice, perché? Perché questo Brahmana sembra uno così pacca, si dice, no, così, così messo bene, una persona così a posto. Latino, sì, è bravo. Allora Narayana dice, quando tu torni giù, vuoi capire perché? Quando tu torni giù, di loro, se ti chiedono cosa stava facendo Narayana, digli che stava facendo passare un elefante per la cruna di un ago. Tu digli questo e vedrai, capirai dalla loro reazione perché il ciabattino verrà da me presto e il Brahmana ci vorrà molto. Allora Narada torna sulla terra e quando vede il Brahmana gli dice, oh, sei stato da Narayana, Narayana, chi
dice, ah, cosa faceva il mio signore? E gli dice, stava facendo passare un elefante per la cruna di un ago. Allora Brahmana dice, insomma, cioè io so che alla fine tutta questa è mitologia, insomma, che noi alla fine c'è una esistenza in persona, perché queste sono cose assurde, insomma, sono narrazioni proprio, sono favole queste qui, non è possibile passare un elefante dalla cruna di un ago, cioè perché, che significa, cioè non, a parte non ci credo, ha detto fondamentalmente. Io sì adoro Narayana, ma adoro Narayana per tornare allo spirito che alla fine non è Narayana, cioè non credeva nell'aspetto personale del Signore perché non credeva nell'onnipotenza del Signore, non può fare, che cosa, che significa passa un elefante per la cruna di un ago? Allora Narada va dal Ciabattino e gli dice cosa, e Ciabattino anche dice, oh, come sta il mio signore Narayana? Stava bene, sempre bene. E che faceva? Stava facendo passare un elefante attraverso la cruna di un ago. E il Ciabattino dice, incredibile, l'onnipotenza di Dio, dice, come di Dio la persona suprema, che meravigliose qualità che è il mio signore. E Narada dice, ma ci credi a questa cosa? Tu credi? Certo che ci credo, ha detto Ciabattino. Ha detto, perché non dovrei crederci? Ha detto, io guardo fuori e vedo un albero baniano. Avete mai visto un albero baniano? Forse qualcuno l'avrà visto. Enormi, giganteschi. Ce n'è uno all'Horticultural Society of Calcutta, a Calcutta, che ci vuole la bicicletta per girare. Adesso non so se ancora lì c'era, ma per girarci. Enorme, enorme. Un albero che ha delle radici, dei rami che vanno in giù, le radici che vanno su, una cosa intricata, enorme, ci vuole veramente la bicicletta per girare intorno a questo albero baniano che c'è. E ha detto, io vedo un albero baniano, un albero baniano gigantesco, da dove viene, ha detto, dice il Ciabattino, da un seme microscopico. I semi dell'albero baniano sono come un seme di mostarda, piccolissimi, infinitesimali. Noi al Tempio di Calcutta avevamo una crepa nell'edificio, era un edificio antico, ci andò un seme di baniano dentro, crebbe, poi un po' di ignoranza da parte dei devoti, poi non vuoi ammazzare l'albero, stava spaccando in due l'edificio, stava aprendo l'edificio in due. Si è dovuto estirparlo e poi anche fare un grosso lavoro di risanamento. Sono semi piccolissimi. Allora il Ciabattino dice, io vedo un albero baniano, viene da un seme piccolo così, e in un albero baniano ci sono miriadi di semi, e in ogni seme c'è un albero baniano, che potenzialmente ha miriadi di semi, che sono tanti alberi baniani. E detto, se può fare una cosa del genere, perché non potrebbe far passare un elefante nella cruna di un ago? Se può racchiudere un albero gigantesco in potenza, in un seme microscopico, perché non può far passare un elefante per la cruna di un ago? Può fare qualsiasi cosa. Cioè riconosce l'onnipotenza, la Cintya Shakti, il potere inconcepibile della persona suprema, per la quale tempo e spazio non hanno confini, no? E allora Narada capisce, questa è una persona che tornerà nel mondo, alla fine di questa vita non nascerà più, perché la sua è intelligente, ha capito la natura del Signore, ha fede nel Signore, è intelligente, mentre l'altro, con tutte le sue formule, tutte le sue shloka, tutto quello che può conoscere, non ha capito questo semplice principio della potenza inconcepibile di Dio, la persona suprema, che non è un essere ordinario come noi, limitato dal tempo e dallo spazio. Questa è la differenza. Per cui il Brahmana non, anche se Brahmana, ma se non è un devoto, non potrà capire Dio, mentre un Vaishnava può comprenderlo, Prabhupada dice, può comprendere in tutte le sue incarnazioni, può capire delle cose inconcepibili, può
perché le capisce con la devozione, il che significa non con l'autosuggestione. Molti identificano la devozione con l'autosuggestione. Mai sentito qualcuno detto beato te che sei devoto? Nel dietro della mente pensa, povero deficiente, però sei contento tu, allora beato te, capito? Che beata incoscienza, beata ignoranza, beata stupidità, vorrei anch'io essere come te, però io sono molto più intelligente di te, per cui non posso essere devoto e instupidirmi come ti instupidisci tu. Cioè, perché identificano la devozione con l'auto, una forma di autosuggestione, cioè come il pensare a Dio come persona, come una forma di antropomorfismo o di zoomorfismo nel caso di Narasimhadeva o di Varaha, teoria, vabbè, non voglio usare termini ricercati, ma il punto è che queste persone si credono intelligenti, ma perdono un punto fondamentale. Guarda la potenza inconcepibile di Dio, un'anima infinitesimale cresce in un ventre, esce fuori, la mente, l'intelligenza, queste situazioni e macchinari sofisticatissimi, sconosciuti anche all'utente, all'utilizzatore. Chi conosce il funzionamento della propria intelligenza? Ma chi la vede, anche se ha una realtà esistenziale, ha una sostanza? La mente, i pensieri hanno sostanza, l'intelligenza ha sostanza, le emozioni hanno sostanza, ma chi le vede, chi le può racchiudere e scrutare in laboratorio? Chi può? La sintesi clorofiliana di una cellula non è replicabile scientificamente, nessuno ha fatto una cellula vegetale, studiano il genoma, una mappa infinita di roba che quando, ma nessuno riesce a fare neanche una cellula vegetale, a replicarla. Allora, vivono in un miracolo costante di una tecnologia dell'onnipotenza, questa è la tecnologia dell'onnipotenza, eppure non pensano che se tu riconosci questa potenza inconcepibile a Dio e hai un rapporto di devozione, di affetto, di amore per Lui, sei uno stupido, sei un poco privilegiato, sei una persona che si autosuggestiona. Allora, queste persone sono molto sfortunate, Mayaya Parityagyana. Fortunati sono coloro i quali riescono comprendere la posizione della persona suprema, apprezzarla e stabilire un rapporto d'amore con lui. In quest'era, come ho detto, Kalusudra Sambhava, noi siamo sfortunati da un canto, perché siamo nati nell'era peggiore, le quattro, Kali Yuga, il cervello era già finito, come dice, non c'era molto da distribuire, ma se rimaniamo umili, siamo le persone più fortunate, perché Krishna, nella sua forma più misericordiosa, pensa ad aiutare le persone meno privilegiate. Quando tu vuoi anche aiutare qualcuno, non pensi ad andare ad aiutare una persona particolarmente privilegiata, pensi ad andare ad aiutare qualcuno che è poco privilegiato, e noi siamo i poco privilegiati. E in quest'era viene come Sri Chaitanya Mahaprabhu, cercando di dare a tutte le persone la possibilità di essere coscienti di Krishna senza dover essere dei dotti brahmana o dei coraggiosi kshatriya o degli vaishya di successo o di chissà che cosa, senza dover passare per il varnasha, semplicemente cantando Hare Krishna e seguendo le orme dei devoti realizzati. Questa è una grande misericordia. Se uno riesce a coglierne l'essenza, è molto fortunato. Bene, ci sono domande o commenti? Domande? Su questo Chaturvarnyam, questa divisione sociale che Krishna ha creato per gli esseri umani, della sua funzione, del significato, del traguardo, del suo funzionamento anche. Prego. Non ho capito, scusi, un po' più forte. Sì. Allora,
Brahman, sì, sì. No, beh sì, però è un sentimento realizzato. Brahman vuol dire spirito, o grande, immenso, Brahman. Allora, generalmente si ha la tendenza a pensare che al di là di tutto ciò che esiste, al di là delle forme del divenire, come si dice, delle forme che noi vediamo, soggiaccia una realtà impersonale, una realtà priva di forma. Perché? Perché vedendo che tutte le forme scompaiono, ogni forma che vediamo viene distrutta dal tempo, giusto? Allora, per deduzione, pensiamo che ciò che non viene distrutto non debba avere forma. Questa è l'idea che la maggior parte dei Brahmana hanno. Pensano che ciò che viene distrutto, ciò che non viene distrutto, non possa avere forma, perché ogni forma alla fine viene modificata, cancellata, distrutta dal tempo. Forma viene visto come, inteso come limitazione. Allora, questo lo vediamo anche nelle religioni cosiddette monoteistiche, stabilite. Fondamentalmente la religione ebraico o giudaico, cristiano, islamica è iconoclasta, cioè la forma di Dio non viene ritenuta possibile o percepibile o percettibile dall'anima, dall'essere vivente. E quella è la negazione, e questo è un problema che hanno anche i Brahmana, generalmente, coloro che non sono Brahmana Vaishnava, quelli che non sono Vaishnava, pensano che l'assoluto, essendo imperscrutabile, irraggiungibile da parte dei sensi materiali, non possa essere mai rappresentato, o non possa mai essere, e non possa perciò avere caratteristiche di forma, di qualità, eccetera. Questo è un errore. È un errore perché? Perché nega l'onnipotenza di Dio. Come? Dio, la persona suprema, se onnipotente, può avere una forma illimitata, che è forma, ma è illimitata nel potere. Può generare categorie, può essere una sorgente di energie o di manifestazioni, rimanendo immutabile. Questa, dal punto di vista materiale, è una contraddizione, ma dal punto di vista del piano assoluto, di Dio, la persona suprema, è una contraddizione che si riconcilia nella sua onnipotenza. Altrimenti non sarebbe Dio, altrimenti o è un ente impersonale, un'energia o qualcosa. Allora, perché noi siamo qui? Questa energia, perché si è... Cosa è successo un giorno? Un Big Bang nell'energia assoluta. E il bang, chi ha acceso il cerino, come si dice, per fare bang, cioè che spiegazione dai se pensi a un ente impersonale? Oppure devi pensare che non esista nessun ente assoluto, devi pensare che esista solo la materia, che in qualche modo anch'essa, questa energia materiale, da un punto di infinita concentrazione, dicono un sacco di teorie allucinogene, neanche allucinanti, uno ci pensa, si fa un viaggio allucinogeno, è scoppiata, anche lì non si capisce perché è scoppiata, poi galassie, buchi neri, insomma nel corso di un tempo interminabilmente lungo, eccoci qua. Cioè, se però parli di Dio, la persona, l'essere supremo, devi riconoscergli quella che si chiama Acintya Shakti, un potere inconcepibile, l'onnipotenza.
Onnipotenza vuol dire la capacità di riconciliare contraddizioni anche. Per cui lui può apparire ai miei sensi limitati, senza che lui sia limitato da questa apparizione. Lui può intervenire nella mia vita manifestandosi in qualsiasi modo desideri, sempre nella sua forma reale, non una forma che mi sono inventato io. Posso pensare che, ditemi, l'uomo mascherato è Dio. L'uomo mascherato, io leggevo l'uomo mascherato, adesso non so cosa ci sia, cioè, che ci avete? Fumetti non ci sono più, tutti guardano altra roba. Vabbè. O Zagor. E uno non posso immaginare, ma lui mi deve informare su quella che è la sua forma reale. Però deve avere la possibilità di intervenire, entrare anche nell'ambito dell'ispezione sensoriale dell'umano, se vogliamo, anche di chiunque, di qualsiasi essere, senza per questo essere minimamente mutato o sminuito o diminuito. L'esempio che viene dato è quello di, adesso finisco, l'esempio che viene dato è quello di un capo di Stato, per esempio, che entra, va a visitare un carcere. Il capo di Stato va a visitare un carcere, entra, è nel carcere, sì, ma non è un carcerato. Magari dovrebbero, che se non voglio fare certi capi di Stato, dovrebbero tenerli dentro e non farli più uscire, ma nel caso di un capo di Stato bravo, una persona, un proboviro, se entra dentro un carcere ed è il capo di Stato, anche i secondini sono al suo servizio. Gli stessi secondini sono quelli che sono i carcerieri dei carcerati, dei galeotti, ma per lui sono servitori, giusto? Perché? Perché può entrare e uscire dal carcere come vuole, senza esserne limitato. Così Krishna entra nel tempo e nello spazio materiali, ma la sua forma trascendentale, la sua natura, la sua personalità non è corrotta dal tempo e dallo spazio materiali, dalle attività materiali, non è corrotta, rimane incorrotta, rimane immutabile, avyayam. Entra anche nel Varnashram, lui fa la parte di un re, come re Dwarka dice, un re di Dwarka, ma lui non è un re ordinario, lui si espande in 16.000 volte se stesso per stare con le sue regine. Chi, quale re può fare questo? Chi è? Re Juan Carlos, o re, come si chiama quelli lì? Middleton, come si chiama quelli lì? Haroldo, non mi ricordo come si chiama, quello che si è sposato, va bene. Edward, no, come si chiama? William, principe William. Cioè, quello non si può espandere neanche in due, non può stare sull'elicottero e stare con Kate nel contempo, capito? Krishna poteva espandersi. Allora, perché lui sconfigge, il tempo e lo spazio sono sue energie, provengono da lui, per cui non sono un limite, una limitazione. Detto ciò, lui è la verità assoluta, è la persona suprema, e il Vaishnava chi è? Quella persona intelligente, non suggestionata, ma intelligente da capire l'onnipotenza di Dio, la natura, la facoltà onnipotente della persona suprema. Quello è il Vaishnava. Per cui uno dovrebbe cercare di essere un Vaishnava, un servitore di Krishna, e conoscerlo nella sua realtà. Bene, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shinitai Gaur Premanande, Hari Hari.